Amici sportivi, amici fantallenatori, ma soprattutto amici che state preparandovi per il Fantamondiale, un buongiorno a tutti voi, grazie come sempre per la fiducia che avete sul canale del veterano. Affrontiamo oggi, visto che in tanti mi avete chiesto un approfondimento su FantaPazz, FantaClub l'abbiamo già abbastanza sviscerato, un approfondimento su FantaPazz per affrontare una potenziale rosa di formazione con 250 crediti ed ecco che accontentati con 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. La strategia che ho utilizzato in questo caso è stata quella di sfruttare un po' i bug di difesa e di porta, spendendo abbastanza poco su porta e difesa, un po' di più, decisamente di più sul centrocampo, per poi un po' strabordare sull'attacco, perché un fantacalcio ristone merita tanta attenzione, soprattutto nel reparto offensivo, senza però lasciar perdere gli altri reparti. Infatti, andiamo a vedere insieme quali sono stati i reparti che abbiamo scelto per voi. In porta due scelte praticamente, perché poi Skorupski di fatto è un riempilista, ma ho messo Pasveer, giocatore portiere olandese, un po' in patria in Olanda, hanno lasciato un po' di strascichi la mancata convocazione di Silessen, e quindi Pasveer diventa titolare di questa nazionale olandese che affronterà Qatar, Ecuador e Senegal, insomma un girone sicuramente sostenibile per la nazionale Orange. Abbinato lui abbiamo Rocher, portiere dell'Uruguay, un vero e proprio bug di reparto, perché di fatto Rocher è il titolare, quota solamente uno, sia per FantaPazz sia per FantaClub. Il girone chiaramente non è dei più semplici, perché affronterà Portogallo, però c'è comunque Corea del Sud che è abbastanza abbordabile, abbordabilissima invece è il Ghana. E quindi Pasveer e Rocher per quanto riguarda la porta, e a completare Skorupski, ma solamente perché costa un credito. Difesa l'ho fatta a mio avviso buona e anche abbastanza low cost, perché abbiamo di fatto dei bug abbastanza importanti in difesa. Partiamo con Mele, difensore dell'Atalanta, che in nazionale si trasforma, affronterà certamente la Francia nel girone, quindi impresa abbastanza ostica, ma affronterà anche l'Australia e la Tunisia, quindi nazionale abbordabile. La Danimarca è un bellissimo gruppo e sa fare molto bene. Mele di fatto in nazionale fa anche a bonus, e quindi è importante averlo in rosa nella difesa del modificatore. Lisandro Martinez, giocatore argentino, accreditato della finale, l'Argentina quindi nel girone con Arabia Saudita, Messico e Polonia sicuramente a comprare, costa solamente 5, Mele costa solamente 6 e quindi va assolutamente acquistato. Altro giocatore che è veramente low cost per quanto riguarda il listone, Varane della Francia, campione uscente, costa solamente 5 e ne abbiamo approfittato, come detto prima, Francia con Australia, Danimarca e Tunisia. Sempre della Francia, Saliba a 4, potenzialmente anche lui può essere un titolare, comunque entrare nelle rotazioni, quindi andiamo ad acquistarlo perché è comunque un giocatore interessante. Abbiamo un altro argentino, anche lui dopo Lisandro Martinez, Foyth, che l'altro ieri in amichevole ha fatto la sua presenza a discapito di Molina, quindi può avere rotazione, costa solamente 3 crediti nella nazionale di Scaloni, quindi un giocatore da comprare, visto il low cost con il quale stiamo andando a costruire la fase difensiva. Il riempimento, Erlich, giocatore Sassuolo, Croazia, Miller del Canada che può essere un titolare e Nagatomo del Giappone che può essere un titolare, quindi un po' di giocatori a rotazione anche per fare un po' di riempinista, però quattro dietro sono sicuramente molto interessanti e quindi per questo motivo abbiamo preso poi di riempinista come Miller e come Nagatomo. Quindi porta e difesa costruita veramente low cost per poi chiaramente andare un po' a spendere. In questo caso è importante fare una spesa corretta su centrocampo e soprattutto su attacco. Vediamo il centrocampo, dove di fatto compriamo Bernardo Silva, a mio avviso un giocatore che può avere tanti bonus sia in fase di assist che in fase di gol, costa abbastanza, costa 24, non costa certamente poco, però certamente con le sfide contro Ghana e Corea del Sud può avere bonus importanti. Di Maria 21, non lo conosciamo certo adesso, Di Maria del Mondiale è spolvero, è veramente esuberante, doppietta agli Emirati Arabi Uniti, è un tandem con Messi che parla da solo, quindi 21 da spendere senza problemi. Non possiamo non avere gente brasiliana, ci siamo messi Casemiro in casa, il Brasile affronterà nel girone G la Serbia, la Svizzera e il Camerun, e quindi Casemiro coniuga sostanza, qualità e anche quantità. Ed è il miglior terzo di centrocampo che abbiamo. A completare Gavi della Spagna, un talento chiaramente inarrivabile, con Costa Rica, Germania e Giappone, un girone sulla carta abbastanza come dire, gestibile, però Gavi può essere un ottimo quarto slot di riempimento che serve in caso di assenza
dei primi tre. A completare alcuni titolari, vi ho messo Minamino del Giappone, anche rigorista, quota solamente 5, mentre Gavi quota 8. Aldo Vasari, Arabia Saudita, anche lui rigorista, quota solamente 3. A completare una scommessa, l'olandese Xavi Simons, potenziale scommessa pura, e Morrell del Galles, da valutare appunto il suo minutaggio, però sono chiaramente dei riempilista. Di fatto la squadra è un 4-3-3. Andiamo a scoprire l'attacco, perché l'attacco è qualcosa di straordinario, così deve essere in un fantacalcio di storia. Partiamo dal sesto slot, Pellistri, un giocatore uruguagio che sta avendo un po' di spazio, un giocatore che mi piace molto, una bellissima scommessa, quota solamente 1, quindi andiamo da comprarlo perché meglio di lui c'è poca roba. Vi ho messo Núñez, giocatore del Liverpool, quest'estate ha fatto il botto col calciomercato, costa solamente 14, come detto il girone col Portogallo, con il Ghana e la Corea del Sud può essere un po' foriera anche di Bobby. Teniamocelo in lista anche perché potrebbe passare il turno. Leao è un giocatore che chiaramente conosciamo per la sua presenza in Serie A, quindi può essere un giocatore clamoroso. Non abbiamo messo Cristiano Ronaldo per risparmiare un po', però chiaramente Leao può essere un giocatore da abbinare in maniera forte. Poi il super trio del Paris Saint-Germain. Abbiamo Neymar del Brasile che costa 35, e Messi dell'Argentina costa 36, e Mbappé della Francia costa 37. Sono tre giocatori del Paris Saint-Germain, uno di loro potenzialmente potrebbe vincere questo mondiale, quindi è utile averli tutti e tre in rosa. Al di là di questo, sono anche tre potenziali capocannonieri. Minuto. Questo vi permetterebbe di avere veramente un bellissimo 4-3-3. Andiamo a riepilogarlo di fatto con la porta già spesa, quindi uno tra Pasver e Rocher in porta, Mele, Lisandro Martinez, Varane e poi una rotazione che può essere Foyth o Saliba, o con la copertura comunque in macchina c'è, o comunque ci può fare anche un 3-4-3. A centrocampo Bernardo Silva, Di Maria, Casemiro come tre, e poi il quarto può uscire comunque tra gli altri giocatori, e poi un tridente veramente spettacolare con Mbappé, Messi e Neymar. A copertura c'è Leao, Núñez e la scommessa, il baby Pellistri. Ecco, questa è una stima di quello che può essere una squadra da costruire con 250 fantamilioni, che è un po' la base sulla quale stiamo ragionando. C'è chi fa 300, c'è chi fa 350, c'è chi fa anche 200 per essere un po' più competitivo, però 250 è la cifra giusta per sostenere chiaramente una squadra corretta e coerente. Voi prendete spunto da questa squadra per anche voi gestire la vostra formazione, la vostra rosa. Vi ricordo che l'app di Magigol è già pronta e carica per ricevere domande sul mondiale, quindi fatelo da subito. Abbonatevi sull'app di Magigol, fate un po' di passaparola al canale del veterano. Io vi abbraccio forte, vi aspetto presto sul canale del veterano, ricordandovi che il fantacalcio è il gioco più bello del mondo, e quindi noi seguiremo da vicino tutte le partite del mondiale e saremo vicini a tutti voi per quanto riguarda la gestione del vostro fantamondiale, perché qui ci divertiamo e ci divertiamo tanto. A presto da veterano, ciao ragazzi, buona giornata a tutti, a presto!